Sì, qualcuno tentò la combina alle spalle del Napoli, qualcuno provò a vendere la maglia ed il simbolo degli azzurri. Quel qualcuno era Matteo Gianello, l'ex portiere del Napoli ha confessato tutto, provò a falsare il risultato della partita Sampdoria-Napoli del 16 maggio 2010. La partita per la cronaca finì 1-0 per i doriani, con rete di Giampaolo Pazzini, ma il tentativo era un altro, far pareggiare le due squadre. Niente andò a buon fine, stando alle ricostruzioni fatte da Gianello dopo 5 lunghe ore di interrogatorio. Fu lo stesso portiere ad avvicinare alcuni compagni di squadra su invito di Silvio Giusti e dei fratelli Michele e Federico Cossato, tutti ex calciatori. Chi invece giocava e gioca ancora a calcio e lo fa vestendo la maglia del Napoli, si rifiutò di accettare la proposta economica. Parliamo di Paolo Cannavaro e di Gianluca Grava, che non vendettero la maglia al miglior offerente. A loro però la colpa di non aver avvisato la Procura federale del fatto. Per questo rischiano almeno l'omessa denuncia e il Napoli la responsabilità oggettiva per diverse partite, anche se al momento solo in quella con la Sampdoria sarebbe provata la tentata combin.